È stata l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Rocca d'Aspide l'occasione per il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, per illustrare lo stato finanziario del comparto sanitario dell'ente, con debiti non ancora quantificati del tutto e risalenti in alcuni casi a circa 20 anni fa. Il presidente De Luca ha esposto nel corso del suo intervento i progetti che saranno messi in campo per il risanamento. Allora, noi dobbiamo muoverci nell'ambito di alcuni vincoli che abbiamo. Dobbiamo liberarci definitivamente del debito che abbiamo accumulato nei decenni. Ancora oggi nella regione Campania nessuno è in grado di dire con certezza quanto è il debito che abbiamo accumulato. Abbiamo dovuto fare un bando di evidenza pubblica per chiedere ai creditori di presentarsi. Siamo arrivati ad oggi ad 1.200.000.000 di euro di debiti che abbiamo ancora da smaltire nella regione Campania. Allora dobbiamo fare il risanamento finanziario senza tagliare i servizi ai cittadini. Dobbiamo fare un lavoro ancora più importante, dobbiamo migliorare nei livelli essenziali di assistenza. De Luca ha fatto anche il punto sulle nuove assunzioni che saranno effettuate e i comparti che andranno ad essere migliorati e stabilizzati. Nel corso degli ultimi 7 anni la Regione Campania ha perduto 13.500 dipendenti nella sanità pubblica, 13.500 dipendenti in meno. Abbiamo perduto queste unità lavorative perché avevamo il debito accumulato, perché non avevamo approvato i conti consuntivi delle ASL e delle aziende dal 2012. Perché eravamo in totale condizione di irregolarità finanziaria ed amministrativa. Abbiamo cominciato a mettere ordine e oggi abbiamo la possibilità, con il piano ospedaliero nuovo approvato, di assumere perlomeno altri 7.000 dipendenti nella sanità pubblica. Avremo la possibilità di mettere a lavorare 7.000 persone con concorsi pubblici rivolti ai medici, agli infermieri, agli amministrativi, ai tecnici. E anche questa non è una piccola cosa, perché a volte tu sei impegnato a lavorare, a buttare il sangue e fai fatica anche a spiegare ai cittadini, come dire, a fare propaganda. Ci sono altre componenti politiche che sono dedite soltanto a fare propaganda, ma chi lavora a volte non ha neanche il tempo per comunicare le cose che si stanno facendo. 7.000 dipendenti in più nella nostra sanità che si aggiungono alle centinaia di precari che ci siamo impegnati a stabilizzare entro il 2018, precari di vario tipo e anche medici a partita IVA. Dobbiamo migliorare la griglia LEA. Sapete che nel 2015 la Regione Campania era l'ultima regione d'Italia per i servizi essenziali. Ovviamente parliamo della graduatoria 2015, già oggi stiamo molto meglio. Avevamo realtà nella Regione Campania nelle quali si facevano in strutture private convenzionate i parti cesarei alle primipare, alle donne al primo parto, nella misura del 95%, cioè praticamente ogni donna che entrava in una clinica era destinata a fare il parto cesareo. Quelle non erano cliniche convenzionate, erano macellerie e stiamo ripulendo queste strutture. Dobbiamo rientrare in uno standard civile. Avevamo per le fratture al femore tempi di attesa di quasi 15 giorni, anche in Salerno. Per avere un'operazione di frattura al femore bisognava aspettare in qualche caso 2 settimane. Oggi all'ASL di Salerno si aspetta 48 ore per il 77% delle fratture al femore, cioè siamo diventati un'eccellenza nazionale. E così siamo andati avanti e così dobbiamo andare avanti. Ieri abbiamo inaugurato una cosa importante al Ruggi, la rete dell'ictus. Ci tengo a ribadire questo, stiamo lavorando a mettere in piedi le reti tempo dipendenti. Che cosa significa? Significa garantire a un cittadino che vive a Rocca d'Aspide, a Bello Sguardo, a Felitto, la stessa possibilità di cura e di salvezza che ha un cittadino che vive al Vomero, a Posillipo, a Salerno, a Caserta. Questo è un fatto di civiltà, cioè approvare le reti dipendenti dell'infarto del miocardio, la rete dell'ictus, la rete del politrauma, la rete del materno infantile,
significa dare la possibilità a ogni cittadino campano, dovunque sia residente, di poter raggiungere in caso di necessità nell'arco di un'ora un ospedale nel quale salvarsi la vita. Perché se hai un ictus e perdi mezza giornata per arrivare all'ospedale dove ti salvi la vita, tu sei morto. Bene, stiamo realizzando le reti tempo dipendente, cioè da oggi per l'infarto del miocardio, per l'ictus, chi vive qui entro un'ora può raggiungere il luogo di cura nel quale salvarsi la vita. Sembra una piccola cosa, ma è una svolta di civiltà nella regione Campania. E poi dovremo ovviamente continuare ad avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini. Abbiamo dato mandato ai direttori generali, lo dico al direttore Giordano, al direttore Longo, di ridurre drasticamente le liste di attesa, perché poi tu puoi fare la grande programmazione, quello che arriva al cittadino normale è quello che lo tocca direttamente nella sua esperienza di vita. Allora dobbiamo essere la regione che ha le liste di attesa più corte. Non dovrà succedere mai più che per una gastroscopia dobbiamo aspettare 11 mesi per fare un intervento come cittadino normale, non quello che si va a prenotare la prestazione privata pagando 300 o 3.000 euro. Dobbiamo avere tempi da paese civile e quindi stiamo lavorando, lavoreremo intensamente, lo dico a voi, per avere una riduzione drastica delle liste di attesa. Dobbiamo essere la prima regione d'Italia per le liste di attesa, così come già oggi siamo la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento. Noi paghiamo per il corrente a 32 giorni, neanche la Lombardia paga a 32 giorni, abbiamo la metà dei tempi di pagamento. Quando si allungano i tempi di pagamento è perché dobbiamo smaltire l'arretrato, cioè i debiti che abbiamo con le cliniche, con i fornitori, con i laboratori, che sono vecchi in qualche caso di 20 anni, e fai fatica anche a certificare quei debiti perché non ci sono neanche più le pezze di appoggio. Ma per quanto riguarda l'ordinario abbiamo tempi di pagamento da regione europea, non da regione italiana. Allora, noi siamo impegnati in questo sforzo enorme di risanamento, di programmazione, di creazione di lavoro, di trasparenza. Quando abbiamo fatto le scelte, io non ho chiesto la delega a nessuno, li ho nominati direttori e basta. Adele, quale delega? Andiamo avanti. E abbiamo fatto la scelta di tutti i direttori generali in 2 settimane. In altri tempi, per scegliere i direttori generali di un ASL o di un'azienda, si perdevano 3 anni a fare la contrattazione, il mercato politico fra questo partito, l'altro partito, la corrente, la sottocorrente. In 10 giorni abbiamo nominato tutti quanti, scegliendo il merito. Poi ovviamente ogni direttore generale si misurerà con la realtà e valuteremo i risultati che propone. Ma è certo che non si è fatta nessuna spartizione politica, abbiamo scelto il meglio delle professionalità e avete avuto la conferma a Salerno per il Ruggi e per l'ASL di aver incontrato direttori generali di grande qualità, di grande serietà, di grande rigore personale e anche di grande capacità amministrativa, che poi quando si fa l'amministratore devi produrre i risultati. Il presidente De Luca ha infine chiuso il suo intervento rivolgendosi direttamente ai sindaci e rappresentanti istituzionali presenti, esortandoli a prendere decisioni e assumersi le proprie responsabilità nelle azioni di governo. Non bastano, quando si sta nelle istituzioni, quelle che si chiamano, come dire, le brave persone. Dice una brava persona, ecco. Abbiamo il vescovo, le brave persone servono per andare in paradiso, per risolvere i problemi, a volte ci vogliono le carogne, sempre corrette, ma bisogna decidere, perché se abbiamo una brava persona che non si assume mai la responsabilità, o che, lo dico ai sindaci, ha paura di mettere una firma per paura dell'abuso d'ufficio, è meglio che se ne vada a casa. Quando si amministra bisogna decidere e assumersi le responsabilità, se vogliamo cambiare le situazioni.